In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti.» Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, Dio, il Cristo, il figlio del Dio vivente.» E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo.» Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per questo giorno di festa. Per noi la festa è la domenica, il giorno appunto del Signore, e lo è in maniera particolare quando questo giorno del Signore viene, come per tradizione appunto in questa comunità, arricchito dalla particolare venerazione alla presenza di Maria Santissima. E alla presenza di Maria Santissima sentiamo di rivolgere con attenzione tutta la nostra disponibilità, tutta la nostra sensibilità. Emotivamente sentiamo di poterci rivolgere a lei, di poter presentare a lei il nostro cammino, la nostra speranza di vita. Certo, non la trattiamo come potrebbe essere semplicemente una persona che ha un potere, perché questa potrebbe essere una tentazione, il rivolgerci a colei che ha un potere. È la tentazione dei pagani, che adorano le loro divinità riconoscendo in esse un potere al quale chiedere sostegno, chiedere di poter usare quella forza per le proprie necessità. Queste sono le cose che succedono purtroppo tra noi poveri esseri umani, perché noi misuriamo tutto spesso in termini di potere, chi ha più potere. E allora chi ha più potere è colui al quale ci si rivolge per poter avere dei favori, per poter avere qualcosa di personale, di individuale. Al contrario, Maria è colei che si presenta come l'umile serva del Signore. Quell'umile serva del Signore, su cui però il Signore ha rivolto il suo sguardo e l'ha chiamata. L'ha chiamata ad essere con Lui, partecipe del bene, di quell'amore all'umanità, di quell'amore che è dono di
sua vita e dona a noi la sua vita donandoci anzitutto il suo figlio Gesù. La riproduciamo appunto con in braccio il bambino, quasi nell'atteggiamento di chi indica in quel bambino il Salvatore del mondo, il Cristo, come ci ha detto il Vangelo, colui che è consacrato da Dio per essere la presenza di Dio in mezzo al mondo. E questa è la nostra più grande ricchezza, sentire che Maria è piena di grazia perché è piena dell'amore di Dio e dona a noi la possibilità di essere insieme con lei partecipi dell'amore di Dio. Questa è la via della salvezza. Non ci sarebbe salvezza nel poter soddisfare soltanto un nostro bisogno. Ho bisogno di questo per stare bene, noi così diciamo di solito. E in questo di solito noi limitiamo però, limitiamo la possibilità di partecipare alla carità di Dio. Noi forse dovremmo poter dire che chiediamo a Maria di donarci quella grazia di Dio da condividere con tutti i fratelli, soprattutto quelli a cui siamo chiamati a dare aiuto, siamo chiamati a dare attenzione, siamo chiamati a dare assistenza a volte. E proprio nel dare questo aiuto, questa assistenza, noi doniamo la grazia di Dio, quella grazia che il Signore ha donato a noi, quell'amore che Dio ha donato a noi e che noi possiamo donare agli altri. Quando c'è questo amore donato, condiviso, allora noi viviamo nella gioia. E questo ci libera da un'altra tentazione, che è quella di confondere la gioia con il piacere. Nella preghiera iniziale della Santa Messa noi abbiamo chiesto al Signore di fare in modo di aiutarci a rivolgere i nostri cuori dove è la vera gioia. Dov'è la vera gioia? La vera gioia non è nel piacere, perché il piacere è sempre soltanto una soddisfazione individuale. A volte per una soddisfazione individuale si maltrattano gli altri, si calpesta la vita degli altri. E allora questo vuol dire che il piacere è qualcosa che chiude la persona nel suo egoismo. La gioia, al contrario, è condivisione del bene. La gioia è prendere il pane, spezzarlo e mangiarlo insieme, in fraternità. La gioia è poter essere raccolti intorno alla tavola, alla mensa del Signore e sentirci fratelli e riconoscere quanta ricchezza di bene c'è nella vita di ciascuno. E anzi, come ha fatto il Signore con noi, sentiamo il desiderio di essere anche noi portatori di bene, capaci e desiderosi di aiutare ogni persona a sviluppare i talenti, le capacità che c'ha dentro di sé. C'è una grande differenza allora tra la gioia e il piacere. Il piacere stordisce chi lo cerca, non lo fa pensare. La gioia invece ci permette di, scusate la vecchiaia, anche questa è gioia però. E dicevo allora, la gioia invece ci permette di essere più facilmente in dialogo tra di noi, di conoscere quanto bene c'è negli altri e sentire di partecipare a tutto questo bene. Il bene si diffonde, il piacere si chiude. E allora dov'è la vera gioia? Ecco che possiamo dire il Signore ci permette di conoscere la vera gioia incontrando la sua persona. Prima Don Ernesto ha fatto un passaggio sul profumo, sul profumo. E il profumo è ciò che si diffonde, e quando si diffonde è gradevole per tutti, quando non è esagerato, non è esagerato da disturbo,
ma quando è veramente ben misurato è gradevole per tutti, rende l'aria più piacevole, ma per tutti quanti. E allora il Cristo è colui che è unto con l'olio. Anche noi nella Cresima abbiamo ricevuto l'unzione con il Crisma, con l'olio del Crisma. Il Crisma che è l'olio consacrato con del profumo dentro, che si consacra il Giovedì Santo e si conserva per tutto l'anno nelle nostre chiese, e tutti coloro che saranno unti con quell'olio della Cresima in particolare o nell'ordinazione sacerdotale sono come chiamati a diffondere il buon profumo di Cristo nel mondo. Vuol dire che è qualcosa che non è invasivo, non si vede come una forza prepotente che vuole dominare, ma è come qualcosa che si diffonde e diventa partecipata da tutti quanti. Diventa ricchezza di bontà, di bellezza, di bontà per tutti. Ecco, noi cristiani siamo chiamati ad essere così, come il profumo di Cristo che si diffonde nel mondo. E quando Gesù chiede che cosa dice la gente che io sia, ecco, Gesù dice una cosa importante, perché quando noi diciamo qualcosa vuol dire che abbiamo in mente non solo un giudizio, ma abbiamo un modo di entrare in rapporto con quella persona. No, se dico che una persona è buona, vuol dire che cerco di starci vicino, di esserci amico. Se dico che una persona è cattiva, vuol dire che cerco di starne lontano, di non avvicinarmi, di non averci molto a che fare, insomma. Ecco, allora il Signore chiede che cosa dice la gente che io sia, perché da quella risposta dipende il rapporto che ognuno di noi, ogni credente, ha con Gesù. E Gesù apprezza la risposta di Pietro, accoglie la risposta di Pietro: tu sei il Cristo, il Cristo. Per gli antichi la parola Cristo significava consacrato, consacrato con l'olio profumato. E chi è consacrato è uno che dedica tutta la sua vita al bene a cui è consacrato. E Gesù ha dedicato tutto se stesso all'amore di Dio donato all'umanità, fino a dare la sua vita, per essere immagine di quanto amore Dio ha verso l'umanità, fino a dare tutto se stesso. E questo è il segno della consacrazione vissuta da Gesù, ed è un segno che è come quel profumo che poi dona salvezza all'umanità intera. Il Cristo allora è il consacrato di Dio che sparge nel mondo il profumo dell'amore di Dio. E noi che siamo uniti a Gesù siamo come intrisi, possiamo dire, del suo profumo, della sua presenza. Portiamo nel nostro corpo, direbbe San Paolo, le stimmate dell'amore di Dio, dell'amore di Cristo donato al mondo, e doniamo al mondo tanta carità, tanto profumo di bene. Ecco Maria, ecco lei che dona al mondo la presenza di Cristo Signore. Ecco lei che dona al mondo il profumo della verità, della bontà, il profumo della carità di Cristo Signore. Quel profumo che si diffonde, dicevo, senza forzature, senza prepotenze, che non chiede di dominare, ma che si offre con serenità, possiamo dire, con tanta libertà a tutti coloro che desiderano poterlo, diciamo, adorare e poterne godere il profumo. Ecco, così siamo chiamati ad essere noi. E così è Maria Santissima. Non è la dea prepotente a cui si offrono i sacrifici, come avveniva nell'antichità del popolo pagano, ma ecco lei che invece viene in mezzo a noi come piena di grazia ed è madre di colui che dona la grazia di Dio al mondo. E nel donare Gesù al mondo, Maria dona se stessa. Così anche noi, insieme con Maria, accogliamo Gesù nella nostra vita e lo doniamo ai fratelli,
e quando doniamo Gesù ai fratelli, doniamo anche noi stessi. Partecipiamo all'amore di Gesù per tutta quanta l'umanità. Ci auguriamo davvero che tutto questo possa essere come un buon profumo di bontà, di vita, che possa inondare il mondo. Ci liberi dalla tentazione di cercare solo il piacere, che egoismo chiuso e soffocando in se stesso, ma ci apre il cuore a incontrare, a conoscere la vera gioia che è nel poter dire insieme con Maria: l'anima mia magnifica il Signore. Egli ha rivolto lo sguardo all'umile sua serva. Noi non saremo nulla, ma il Signore ha rivolto il suo sguardo su di noi, come lo ha rivolto su Maria, e ci dona la sua grazia, come l'ha donata tutta a Maria. Voglio il Signore che noi accogliamo nella nostra vita la sua presenza, la grazia del suo amore, come Maria l'ha accolta nella sua vita. E voglio il Signore che tutto questo ci doni la gioia di vivere sempre nella sua carità, nella fraternità, di poter fare davvero nella storia del mondo, dell'umanità, qualcosa di più bello, qualcosa che ogni giorno possa rendere la vita umana più luminosa, più dignitosa, più ricca di quel bene che solo è davvero dono e grazia di Dio.